Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Vi siete dimenticati di comprare il pane? Non l'avete in casa? Oppure volete prepararvi una gustosissima schiscetta per il giorno dopo? Allora impastiamo la focaccia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di farina 1, potete utilizzare anche la 0, mi raccomando non la 00 perché è troppo raffinata e non ha abbastanza glutine per formare quelle fantastiche bolle che si vedono solitamente nella focaccia. 12 g di lievito, massimo 15, non di più, se no l'impasto verrà troppo pesante. 15 g di sale, 12 g di zucchero, 60 g di olio extravergine di oliva e 400 g di acqua tiepida, massimo 20 gradi, così il vostro lievito crescerà benissimo. La mia planetaria è pronta, potete impastare anche a mano, preparatevi pure un ripiano per poter lavorare e mettiamoci subito a cucinare. Come ho detto in tantissime ricette, da quando la planetaria è diventata la mia fidata amica, naturalmente, ripeto, se non l'avete potete impastare anche tutta a mano. Nella planetaria, con il gancio per la pasta, per la pizza, vi andiamo a mettere la farina, in una volta, piano piano, il lievito, rompetelo ulteriormente in pezzettini più piccoli. Dentro così non vi preoccupate perché di scioglierlo prima nell'acqua, potete anche farlo tranquillamente insieme allo zucchero, ma io metto tutti insieme perché tanto andremo ad aggiungere il sale dopo, cosa fondamentale perché altrimenti uccide tutti gli agenti lievitanti del lievito. Andiamo a chiudere, andiamo a impastare gli ingredienti, andiamo a una mescolata velocissima e poi piano piano aggiungiamo l'acqua, aumentando leggermente la velocità su 3-4, deve essere una velocità abbastanza sostenuta perché dobbiamo incamerare aria e far incordare bene l'impasto. Facciamo lavorare così la macchina per 4 minuti abbondanti. Mentre la macchina lavora andiamo ad aggiungere anche il sale. L'impasto si è ben incordato, come potete vedere, è arrivato il momento di aggiungere l'olio a filo. Ho aggiunto l'olio extravergine di oliva e ho lasciato finire di lavorare l'impasto. Quello che otterremo è un impasto di questa consistenza. Come potete vedere, elastico, leggermente appiccicoso. Ora, trasferite l'impasto in una ciotola, ungetela casomai con pochissimo olio d'oliva tutto attorno, così che una volta che verseremo l'impasto nella teglia non si attaccherà appunto alla teglia di vetro. Copritelo con della carta trasparente, io la lascio su un asse di legno ricoperto poi anche da uno strofinaccio e lasciatelo lievitare per 2 ore. Ci vediamo dopo, preriscalderemo il forno e prepariamo la focaccia. Dopo 3 ore circa, come potete vedere da questa bellissima montagnetta che si è formata sulla carta trasparente, il volume del nostro impasto è quasi quintuplicato, quindi diciamo che l'impasto è stato lavorato veramente bene e si è sviluppato tantissimo. Ora dobbiamo andare a formare la nostra focaccia. Come prima cosa preriscaldate il forno a 210 gradi, rimuovete la pellicola, vedete tutte queste bolle? Tutte queste bolle sono bolle di glutine e vuol dire che il lievito ha lavorato bene, l'impasto è stato incordato bene e la nostra focaccia formerà un sacco di buchi che la renderanno leggera e tanto tanto digeribile. Questa è la buona riuscita nella panificazione in generale. Ungete un pochino una teglia da forno di olio d'oliva, potete utilizzare anche 2 teglie e dividere l'impasto in 2. Mi piace utilizzare questo tipo di teglia perché la focaccia viene bella alta, bella croccante ai bordi, soffice all'interno. Ora, quello che resta da fare è andare a bagnare bene di olio tutto attorno,
sul fondo. Andare a rovesciare all'interno l'impasto. Avendo unto di olio la teglia dovrebbe staccarsi molto molto facilmente. Guardate il glutine come ha lavorato bene. Ok, ora dobbiamo andare a stendere il nostro impasto aiutandoci con le mani, bagnate le casa nell'olio piano piano, andate a stendere l'impasto in tutta la teglia. Se la focaccia, scusate, se l'impasto dovesse tornare indietro, cioè voi la stendete, torna indietro, lasciatela rilassare un attimo, la lasciate lì 5 minuti e poi continuate a stenderla. Io la vado a stendere adesso all'interno della teglia, poi la lascerò riposare 10-15 minuti, coperta anche solo da un canovaccio. Anche una ventina di minuti, vi dirò la verità. Ho lasciato riposare l'impasto e come vedete sta ancora lievitando. Non smette di lievitare questo impasto, per quanto è venuto bene, pieno di bolle. Ora dobbiamo andare a fare i classici buchi della focaccia, andando semplicemente a premere all'interno dell'impasto, delicatamente. Qui accanto a me ho una mistura di acqua e olio per pari peso. Io ho fatto 80 grammi di acqua e 80 grammi di olio. Li ho già sbattuti insieme con una forchetta e ora non ci resta che spennellare tutta la nostra focaccia. Non siate delicati nello spennellare e cercate di far andare l'olio in tutti i buchi. Dico siate delicati, cercate di non premere troppo, altrimenti premete troppo l'impasto sul fondo della vostra teglia. Ora, se avete dei fiocchi di sale come questi che ho io, bene, altrimenti anche del sale fine, scusate, va bene, e spargetene un po' su tutta la focaccia. Questa ora va in forno che il mio è arrivato a temperatura 210 gradi per 15-20 minuti, fino a quando sopra non è bella dorata e croccante. Ci vediamo dopo per sfornarla e mangiarla. A dopo. Dopo 20 minuti circa a 210 gradi questo è il risultato che è uscito. C'era dell'olio nei buchini, io con il pennello ho spennellato tutto attorno lucidando la focaccia. Come potete sentire, la focaccia è morbida, ahia, mi è scotta, ma veramente croccante ai lati. Ora non resta che mangiarcela così, farcirla prosciutto cotto e fontina o anche portarcela come schiscetta il giorno dopo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ora tocca a voi rifare questa focaccia e questo metodo vi assicuro è infallibile. Aspetto le vostre foto, aspetto i vostri fatti da voi e mi raccomando, ci vediamo domenica prossima. Io la vado a mangiare. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.